Penso che questo sarà l'ultimo episodio per oggi, ma va bene. Allora, se vedo l'acqua, quindi io penso che dovremmo andare al bagno. In fondo a questo corridoio. Vieni, vieni, vieni. Non ne ho mai mosso di ascia. Merda. Ok. Allora, ragioniamoci un attimo. Questo è un enigma, quindi. Allora. Ho una roba 70.000 app aperte. Il futuro è nascosto dalle sue dita. Cambialo con l'acqua del saggio. Il preside può essere, oppure uno degli insegnanti, se no.
Andiamo in biblioteca. In biblioteca? No, sono in una classe. Va bene comunque. Allora. Cosa siete? Non Ok. No. Non ci sono libri utili. Non ho bisogno di leggere questi libri. Non ho bisogno di leggere questi libri. Ci sono libri che mi possono interessare. Ho sbloccato questa porta, ok. No, non sembra andare.
caso. Sto pensando cosa possa essere l'acqua del saggio. Magari le classi degli insegnanti? Allora. Ah, ok. L'altro animale molto ghiaccio. Io sto per venire agendo con tutto. No. Ok. Primo. Io e Seppio non ci siamo già stati e non ci ha portato niente. Cioè, vabbè, sì, non ci ho parlato niente, avete capito. Classroom. Andiamo. Merda. Aspetta, non è che sto tipo per morire. Merda. Andato.
Okay. Direi che quindi in quella zona non possiamo andarci. Che era blu soprattutto, cos'è? Era il colore a tigrarmi. Ok. Non rimangono molte altre stanze. Qui ci sono stati. Si è chiuso. Qua. Ti assumo. Andiamo. A occhio, sono un animo. Merda di bua. Aspetta, che se no va a finire che magari mi dimentico. Ok. Quindi di qua. Saliamo, non ci siamo letteralmente mossi di un millimetro. Che colore sono? Ma sono già rosso.
Cazzo. Porca di quella Eva, però. No, nemmeno se lo caricherò sto video, perché alla fine non sto facendo niente a livello narrativo. Quindi non sono a livello narrativo, non è proprio un video in cui non accade niente, sono io che vivo a caso. Oh mio Dio. Perché cazzo non ci riesco? Hello? Ok. Più tardi. Ok. Mi curo. Salvo. Vaffanculo. Ora va bene. Figli della merda. Siamo in un'altra aula? Sì. Ok. Vaffanculo. Salate la musica.
Storia del volo di uccelli senza voce. E vai a questo episodio, lo caricherò perché serve. Per prima prende il volo una arrogante anatra che ferma la voglia di ricevere la ricompensa. Le sue bianche si muovono in cielo. E superò in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Poi seguì la rondine che volò così in alto da superare il pellicano, ridendo nel cielo con la sua voce stridula. Un gavino di mare arrivò con lentezza e con poco impegno si accontentò di superare l'anatra. L'ultimo degli animali fu il tranquillo corvo, che senza volare né gracchiare si gode un tranquillo riposo, accompagnandolo da grandi sbadigli. Gli uccelli senza voce lottano per un premio. Di chi sarà quella ricompensa a color argento? Di chi sarà quella medaglia luccicante d'argento? Piano. Perché c'è una cosa con il piano? Non me la ricordo la cosa con il piano. Invece sì, laboratorio dell'alchimista, alle 12, un posto con canzoni e suoni. 5, la terra senza luce, creatrice del caldo vento. Ci pensiamo dopo. Anche perché devo ancora risolvere più, quindi... Ah, un gatto. F per il gatto. Tutti impari a far fuori i gatti. Ok. Siamo in questa zona, quindi... Oh mio Dio, ma... Basta con questi suoni. Ok, va.
L'hai mai detto delle A questo? Va bene, con questi incubi per oggi finisce qui, vado a letto. Che sonno.